Ciao a tutti, andiamo a vedere questo pane fatto in giornata con tre farine diverse, una ricetta molto semplice. Vediamola insieme. Allora, ho preparato questi tre tipi di farina, vedete, farro, farina Khorasan, Kamut e zero. Volevo terminare quello che mi era rimasto in busta. Come vedete, sono tre colori differenti, vedete, tre colori diversi. Ora le miscelo, poi le bagno con una parte dell'acqua che ho preparato, per lasciare la farina in autolisi. Le dosi le trovate scritte all'inizio. Ho messo 350 grammi di acqua, sono di farine, sono 550 grammi. Se dividete 350 per 5, diviso 550, vi viene fuori un idro di 60, all'incirca 63-64%. Quindi se volete aumentare un pochino, magari mettete 3,60 di acqua. Passati 30 minuti di autolisi, spezzetto la pasta madre che avevo portato al raddoppio, avevo rinfrescato e lasciata quella che mi serviva per portarla al raddoppio. La unisco alle farine, aggiungo un altro pochino di acqua e poi vado a far girare in planetaria, aggiungendo il resto dell'acqua piano piano. Così mi regolo anche se ci vuole un altro goccino di acqua, ma penso che mi fermo qui ai 3,50. Faccio girare un pochino e poi aggiungo anche il sale, finisco di mettere l'acqua e poi il sale, mezzo cucchiaio scarso di sale. E giro con la planetaria 10 minuti all'incirca, 10-15 minuti con le dovute fermate perché rigiro l'impasto e poi faccio girare ancora. Ed ecco qua l'impasto pronto. Faccio un giro di pieghe in ciotola in questo modo, soltanto un giro, poi copro con un coperchio con la carta, con la pellicola. E la ciotola l'avevo leggermente unta di olio, e poi lascio lievitare 4-5 ore, aspetto il raddoppio. Ed eccola qua, ecco l'impasto raddoppiato, come vedete è cresciuto molto, lo ribalto sul piano di lavoro e farò il primo giro di pieghe. Come vedete è un pane molto semplice da fare in giornata, ho fatto l'impasto questa mattina, calcolate però che le temperature si sono alzate di molto, quindi è un pane che va cotto in giornata. Ho cambiato soltanto le farine, il tipo di farine. Ed ecco qua, questo è il primo giro di pieghe, poi copro con una ciotola, faccio riposare anche un'oretta. Poi faccio un altro giro di pieghe e dopodiché vado a formare il pane. Bene, è passato il tempo dall'ultima piega, mezz'ora, 40 minuti, presso a poco. Comincio ad allargare così. Vado a formare un filone. Se volete potete anche fare una pagnotta. Allargo delicatamente come al solito
senza spingere molto. Piego i lembi così, in questo modo. Spingo, non molto, sigillo però, perché altrimenti poi rimarrebbero i vuoti dentro. Ecco qua. Piego. Dopodiché vado a mettere il filone dentro il cestino dove ho spolverizzato un po' di semola, in modo che poi quando vado ad infornare lo ribalto su carta forno e poi lo faccio scivolare sulla teglia che ho scaldato, quando accenderò il forno. Bene, ecco qua, l'ho sistemato. Se volete potete anche appoggiarlo su un foglio di carta forno nel cestino e girato però con la chiusura sotto, in modo che poi alzate il foglio e lo mettete direttamente nel forno, sulla pietra, su una teglia, come siete abituati a fare. Eccolo qua, dopo all'incirca 3 ore la temperatura si è alzata, quindi ha raddoppiato subito. Ecco qua, facciamo la prova dito. Nel frattempo il forno è acceso, vedete che torna su proprio piano piano, quindi io direi che è pronto. Il forno a temperatura, io lo ribalto su un foglio di carta forno e poi lo faccio scivolare con la carta forno sulla teglia che ho messo nel forno, bella calda. Ok, pratico un taglio veloce e subito in cottura. Ci vorranno all'incirca 45-50 minuti. Eccolo qua. Ho abbassato dopo 20 minuti a 2,20, ho continuato la cottura. Gli ultimi 10 minuti a spiffero. Che bel canto, eh? Ora lo lascio su una gratella in piedi o anche così come l'ho messo io e lo lasciamo raffreddare. Ed eccolo qua tagliato, sembra abbastanza bello, che ne dite? Bene, amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.